Poracci, dite la verità, un po' vi siete emozionati nel vedere il nuovo trailer di Totk, vero? Smash Man è stato il più rapido e corretto di tutti a riconoscere questo particolare demake, di cui tra l'altro vi lascio il link in descrizione, mentre per le risposte sbagliate sono veramente in difficoltà, mi avete fatto spaccare. Scelgo la risposta di La storia per tutti perché è effettivamente sbagliatissima. Legend of Zelda 2 su Nintendo Wish. Ci sta. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e ogni tanto pure di film. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, pazzesca, impressionante, superlativa. Prima di iniziare però vi invito come al solito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con l'ufficializzazione e le date dei giochi che a ottobre si aggiungeranno al Game Pass, perché se è vero che questo mese sarà uno dei più difficili di tutto l'anno per il nostro portafogli, il servizio in abbonamento di Microsoft viene in nostro aiuto. Abbiamo infatti tutte le date precise dei vari titoli che si aggiungeranno nel corso di ottobre. Oggi entrano a far parte del catalogo Chivalry 2 e Medieval Dynasty, il 6 sarà il turno delle due stagioni di The Walking Dead di Telltale, l'11 toccherà poi a Evil e Costume Quest, che ho giocato secoli fa su Xbox 360 Live Arcade e in questo momento mi sto sentendo vecchissimo, seguiti poi da Dyson Sphere Program il 13 del mese. Ma le due vere bombe arrivano adesso, il 14 Day One per Scorn e poi il 18 un altro Day One, quello di A Plague Tale, Requiem. Fossi in voi non me lo farei sfuggire, non lo so, c'ho un presentimento. Insomma, un mese ricchissimo e strautile per ammortizzare le spese che, vuoi o non vuoi, faremo sulle altre piattaforme. È di poche ore fa il primo gameplay trailer di Dead Space e direi che questo remake riesce a catturare perfettamente l'atmosfera asfissiante dell'originale, anche troppo forse. Tra questo e The Callisto Protocol stiamo vivendo una sorta di rinascimento del survival horror in terza persona e per quanto io sia il re dei codardi, quasi quasi un pensierino su tutti e due ce lo faccio. Voi che dite? Ora una storia tristissima e anche senza senso. È stata annunciata finalmente una versione fisica di Holly Holly World per Nintendo Switch, titolo che tenevo d'occhio da parecchio tempo e di cui aspettavo proprio un'edizione su cartuccia. Io ho giocato i primi Holly Holly e mi hanno convinto, poi qualche settimana fa sono rimasto assorbito da Roller Drum, forse uno dei migliori giochi dell'anno, ed ora ero stracurioso di provare questa specie di open world bidimensionale a tema skateboard. E pensate poi che addirittura questa versione costerà intorno ai 20 euro, meno della controparte digitale. È una storia bellissima. Purtroppo no, perché si tratterà di un code in a box. Dentro la scatola troverete un codice da riscattare e nient'altro. Niente cartuccia. Non lo so, ma per me è un grosso no. E ritiriamo un po' su il morale invece con una storia assurda. Dune Ornithopter Assault era un gioco previsto per GBA sviluppato dallo studio ungherese Soft Brigade 2, che purtroppo però non vide mai la luce perché fu cancellato poco prima dell'uscita prevista nel 2002. E se avete avuto la pazienza di aspettare 20 anni, beh, ora siete stati ripagati. Grazie a una campagna Kickstarter conclusasi lo scorso anno, il publisher Pixel Games è riuscito a pubblicare il gioco su Steam sotto un altro nome, cioè Illand, The Crystal Wars, ma il gioco rimane pur sempre quello, lunga vita al GBA. E chiudiamo con una vera bomba. Avete presente che Embracer Group ha acquistato tutte le varie divisioni occidentali di Square Enix, facendo tornare vecchie proprietà intellettuali sotto il diretto controllo dei creatori originali. Tra queste c'è Crystal Dynamics, che oltre a riprendersi Tomb Raider ha tra le mani anche la serie di Legacy of Kain, e lo studio ha fatto partire un sondaggio per capire il reale interesse nel potenziale ritorno della saga. So che ai più giovani di voi questa serie non dirà niente, ma se tanto siamo destinati all'eterno ritorno dei soliti franchise, che a questo punto facciano la comparsa titoloni del calibro di Soul River. Madonna, che giocone! Nella versione Dreamcast, ovviamente. Ma passiamo alle notizie del giorno, perché Nintendo, senza preavviso, ha annunciato un Nintendo Direct a ottobre.
ma non è quello che pensate. Mi dispiace, niente Farming Simulator. Il prossimo appuntamento è previsto alle 22.05 di giovedì, un orario molto particolare, ma vabbè. Si tratterà sì di un Nintendo Direct, ma questo non sarà dedicato ai videogiochi, come ha specificato Nintendo stessa. Il Direct, di cui non sappiamo la durata, conterrà il primo trailer ufficiale del film di Super Mario Bros., prodotto da Nintendo insieme ad Illumination, di cui abbiamo già il poster. Ovviamente seguiremo in live la presentazione, ma non aspettatevi niente di che, anche perché, ritwittando l'annuncio, il profilo ufficiale del film ha sottolineato che si tratterà di un teaser, quindi potrebbe trattarsi veramente di un filmato di una manciata di secondi. Chissà però se ci saranno interventi esterni come quello di Shigeru Miyamoto o magari anche del cast di doppiatori che daranno la voce ai personaggi del film. Però mentre scrivo aumentano a dismisura like, commenti e retweet e capisco tutto l'hype che c'è dietro. Solo un'immagine relativamente semplice è riuscita a far scatenare la fantasia dei fan più accaniti. Abbiamo già notato la somiglianza con il parco giochi Super Nintendo World e anche la strana verticalità del regno dei funghi. Ma vogliamo parlare dei capelli lisci di Mario? Non ci siamo proprio. Ho visto che in realtà molti stanno dando pochissima fiducia ad Illumination e ci sono già delle critiche all'art style presentato in questa locandina. A me sembrano critiche premature ed esagerate, però mi prendo un po' di tempo per razionalizzare bene quello che è stato presentato. Voi poracci, che aspettative avete per questo film? Il primo poster vi convince? Ieri abbiamo parlato del potenziale leak di un remake di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5 e oggi è diventata pubblica la fonte di questo leak. E si tratta di un documento che mostra tutti i progetti interni a Sony dove viene riallocato il team di supporto XDev, uno dei suoi studi interni first party inglesi. Ci sono molti nomi in codice e tante incognite, ma contando che si tratta di un documento non recentissimo e che alcune cose potrebbero essere cambiate strada facendo, sono comunque tante le informazioni che possiamo estrapolare. Ovviamente lo screenshot di questo foglio lo trovate facilmente online, io non vi mostro nulla per evitare eventuali problemi di rivendicazione di copyright e cose del genere. Poraccio sì, ma fino a un certo punto. In questa lista abbiamo innanzitutto la conferma che Guerrilla è impegnatissima con il brand di Horizon. Oltre ai progetti già noti come Call of the Mountain e Horizon 2, c'è anche la conferma dell'esistenza di un DLC per Forbidden West, la lavorazione di un game as a service chiamato Horizon Online, che sarà presente sia su PC che su PS5, questo è probabilmente il multiplayer online di cui parlavamo ieri, e poi per PlayStation 5 anche la remaster, così è indicata, non è un remake, di Zero Dawn. E queste, bene o male, sono tutte le informazioni di cui abbiamo parlato nel leak di ieri. E andando avanti le cose si fanno un po' confuse perché gran parte dei titoli sono indicati con dei nomi in codice e non su tutti abbiamo indizi di cosa possa trattarsi. Il progetto Red Star di Lucid è molto probabilmente il reboot di Twisted Metal passato ora in mano a Firesprite e questo stesso studio sarebbe al lavoro su un survival horror in Unreal Engine 5 per PS5 e anche PC, dal nome in codice Heartbreaker. E per il genere di survival horror non finisce certo qui, visto che anche Ballistic Moon sta sviluppando l'Horror Bates. Vi ricordo che gran parte degli impiegati di Ballistic Moon hanno lavorato in passato a Until Dawn, questo potrebbe essere un buon indizio sulla portata del progetto. Lo studio Sumo si occupa del porting di Sackboy su PC, recentemente ufficializzato, ma anche di un misterioso progetto open world indicato come Carbon, che sia la risposta di casa Sony a Forza Horizon. Poi abbiamo Ronin di Koei Tecmo, svelato durante l'ultimo State of Play, Returnal per PC, di cui ormai abbiamo visto leak su leak, e poi un altro misterioso game as a service sviluppato da Sony London sia per PC che PS5. La vera bomba però è una, l'esistenza di un progetto di Kojima Production che forse includerà elementi multiplayer e sarà sviluppato su Decima Engine. Il nome in codice? Ocean. Poracci, questa è la conferma al 99,9% che Death Stranding 2 esiste ed è in sviluppo. Vi ricordo comunque che questa è una lista solo parziale, che nel caso si rivelasse vera, serviva a indicare la suddivisione del team di supporto XDev in vari progetti. Non è assolutamente una lineup definitiva né aggiornata, risale probabilmente agli inizi del 2021. Quindi in mezzo ne possono essere successe tante di cose. Però dai, di informazioni potenzialmente interessanti ce ne sono parecchie. Voi che ne pensate?
E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto dormite sonni tranquilli, nerdando duro. Sarà difficile, ma non impossibile. Io sono il Poro Mario, Michele Movie. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma io dico, che senso ha? Che senso ha?